siamo in un polo industriale, ovviamente, quindi la preoccupazione è alle stelle. Ora siamo qua non certo per allarmare la cittadinanza, siamo qua per fare musica, ma anche per ricordare, insomma, tematiche che poi alla fine, volenti o nolenti, ragazzi, ci riguardano tutti quanti e soprattutto il cuore palpitante di questa città. La parola a Mirko per questo primo maggio e un saluto naturalmente da parte di CGL CISL e UIL. Grazie davvero a tutti voi, ringrazio gli organizzatori, Unicoop Tirreno, il Comune di Piombino, il Festival Estivo, di aver dato la possibilità di questo flash. Non voglio star a parlare molto perché oggi è una giornata di festa, una giornata di musica e tra le altre cose è la giornata del primo maggio, che è la festa del lavoro, ma purtroppo il lavoro sta mancando nella nostra città, sta mancando nel nostro paese, sta mancando in Europa, ma non dobbiamo perdere la speranza perché in qualche modo dobbiamo reagire a questo soprattutto per chi ha perso lavoro, per chi ha chiuso un'attività, un negozio, per quelle casalinghe che si danno da fare tutti i giorni. Noi dobbiamo lavorare per dare la dignità, non dobbiamo perdere la dignità che a ognuno di noi il lavoro ci dà, quella dignità, quello stipendio che serve non solo per andare avanti, ma per mandare e portare avanti i nostri bambini. Come ho detto, il lavoro manca in tutta Europa e in un contesto come quello di Piombino, come è successo in altri posti dove c'è la siderurgia sono sempre numeri altissimi. Nella nostra solo Piombino e comprensorio ci girano circa 7.000 stipendi, quei 7.000 stipendi che danno da vivere a tutto il comprensorio e quantomeno danno la linfa a far girare quel meccanismo che coinvolge tutti, coinvolge le attività turistiche, coinvolge i negozianti, coinvolge qualsiasi mondo. È chiaro che il venire a mancare di questi 7.000 stipendi sarebbe una cosa drammatica. È per questo che non è con tono polemico, tant'è vero che io porto un saluto di CGL CISL e UIL, FIOMME, FIOMME, UILME, e porto un saluto anche del segretario della FIOMME Landini. Io non voglio criticare, anzi sono contento della manifestazione che è stata fatta stamattina a Venturina, perché è giusto che sia così, però è anche giusto in un momento come questo alzare i toni qui a Piombino e far capire che il meccanismo e quel volano parte da Piombino, quei 7.000 stipendi non possono mancare e noi stiamo lavorando perché nel nostro paese siamo già al 38% di disoccupati e gli infortuni mortali è vero che sono in diminuzione, ma sono in aumento gli infortuni a causa della crisi, perché non si spende più, non si investe più in nessun settore, e su questo davvero dobbiamo aprire gli occhi. A noi manca una politica industriale nel nostro paese da tanti anni, la dobbiamo ricostruire, serve rilanciare subito partendo dal lavoro, ma come? Tutti ci stanno a chiedere come, ma noi portiamo sempre questo esempio. Si può rilanciare il lavoro da subito, abbassando i contributi e lasciandoli nelle buste paga dei lavoratori. Si può rilanciare il lavoro abbassando da subito e detassando le buste paga dei lavoratori che hanno una tassa alta. Si può rilanciare il lavoro dando degli incentivi a quelle aziende che investono, non che hanno fatto come il nostro compagno Mordashov è venuto, ha sfruttato i lavoratori, ha sfruttato la fabbrica, ha sfruttato il territorio e poi se n'è andato. Dobbiamo dare gli incentivi a quelli che investono, dobbiamo fare anche qualcosa di più, in qualche modo dobbiamo avere e dare gli incentivi, avere una legge sui contratti di solidarietà, perché i contratti di solidarietà in questo momento aiutano a tenere dentro tutti i lavoratori nel mondo del lavoro. Quei contratti di solidarietà dovrebbe diventare un disegno di legge nei nostri parlamentari. E in quel disegno di legge quei contratti di solidarietà devono avere degli incentivi, proprio per dare linfa ai lavoratori che possono spendere, che possono spenderli. Dobbiamo cancellare immediatamente la legge Fornero, che non dà sbocco
non dà fiducia e soprattutto non dà futuro ai nostri giovani. Nessuno nelle nostre fabbriche, quando c'è una fabbrica in crisi, la prima cosa che fa la fabbrica cerca di mandare via i più anziani. Sono riusciti a fare una legge che ti tiene in fabbrica fino a 70 anni. Io vorrei capire se una cassiera della Coop, se uno che lavora all'altoforno può star lì fino a 70 anni. Non è possibile. Queste sono cose che devono cambiare. E oggi hanno la possibilità di farlo, perché in qualche modo è stato fatto un governo e deve dare le risposte, queste risposte. Io devo ringraziare la Regione Toscana. Devo ringraziare la Regione Toscana perché ha ascoltato. Ha ascoltato una cosa che noi gli avevamo chiesto e l'ha messa praticamente in atto. E cioè, chi ha perso il lavoro, chi è in cassa integrazione, la Regione Toscana ha votato all'unanimità la sospensione dei ticket ospedalieri per queste persone. E questo credo che sia un grande passo per una regione, perché non è accaduto in altre regioni. La nostra regione ha fatto questo. Dobbiamo sbloccare i soldi che i comuni hanno fermi nelle casse, sia per la città, ma soprattutto per attirare quel turismo che noi potremmo in qualche modo avere. Queste sono le cose che dobbiamo fare. Ringrazio veramente tutti. Oggi è la festa, come ho detto, dei lavoratori, ma dobbiamo rammentare chi è morto sul lavoro, dobbiamo rammentare i due carabinieri feriti nell'ultimo attentato a Montecitorio, che quei carabinieri prendono 1.200 euro al mese, hanno pagato per altri. Dobbiamo ringraziare le casalinghe, i negozianti. Divertitevi, oggi è una bella festa con tutta questa musica e con tutta questa bella gente. Grazie a tutti voi. Grazie a te Mirko, grazie davvero per la tua testimonianza, per aver... questo glielo restituisco. Giustamente mi ricordano che, un po' anche dall'emozione, perché è la prima volta che mi trovo davanti a tanti giovani, tanti... Il martedì 7 noi andremo a Roma, con molti pullman, siamo già a 10 pullman pieni, andremo a Roma e faremo una manifestazione a Roma, e a mezzogiorno avremo un incontro con la Presidente della Camera Boldrini, in modo da portare a lei tutte le nostre preoccupazioni, tutte le nostre ansie per un qualche cosa che la nostra città sta vivendo, la probabile chiusura della Lucchini e quella della Magona. Allora chiederemo alla Boldrini di trovare un canale particolare per quanto riguarda il Ministero dello Sviluppo Economico, e il giorno 16 andremo a Bruxelles perché c'è un incontro in Parlamento Europeo con Tajani, che presenterà il 5 di giugno il disegno sulla siderurgia europea. Questi sono i prossimi appuntamenti che abbiamo. Se il giorno 7 volete venire a Roma con noi, sarà un'occasione davvero per far vedere che Piombino non deve chiudere. Grazie. Assolutamente, Piombino c'è, Piombino non deve chiudere, quindi grazie veramente a Mirko Lami. Grazie alle organizzazioni sindacali, in questo caso è intervenuto Mirko Lami, RSU Fiomme Lucchini, responsabile Fiomme Nazionale per la siderurgia europea, su queste tematiche che sono quanto mai scottanti, attuali ovunque, più che mai nella nostra città. E quindi grazie per aver portato questo importante messaggio in un giorno così significativo come lo è appunto il 1° maggio, festa del lavoro e dei lavoratori. Di lavoro non ce n'è molto, però insomma speriamo di poterlo incrementare non solo a parole ma soprattutto da oggi, da domani, con i fatti. Con i fatti, con la musica anche, perché siamo qua naturalmente per continuare questo nostro concerto fatto sì di parole ma fatto soprattutto di suoni, suoni che vanno ovunque, suoni che non hanno confini, non hanno colore, suoni che non hanno genere, ma che, o meglio, genere sì ma solo musicale.